Buongiorno a tutti, benvenuti alle pillole di vino. Oggi si parla di Amarone, Amarone della Valpolicella. L'anteprima, diciamo così, dell'Amarone quest'anno è stata fatta attraverso i sistemi web, senza il contatto e le degustazioni degli scorsi anni, e quindi ci siamo presi un pochettino di rivincita noi, proponendo un grande Amarone della Valpolicella. Quest'anno abbiamo proprio voluto iniziare bene questo periodo di predegustazioni proprio per capire esattamente che cosa ci danno al meglio questi territori molto importanti come appunto la Valpolicella. La Valpolicella è una zona molto storica che ha mantenuto praticamente intatto il suo stile di vinificazione, di appassimento, quindi una viticoltura antica per un'ologia però molto molto moderna, perché l'Amarone della Valpolicella nasce da una, come dire, da una trasformazione enologica del vecchio Recioto della Valpolicella, che era la versione dolce di questa zona. Per ragioni che non stiamo qui adesso a spiegare, sono arrivati dei lieviti più capaci di trasformare lo zucchero in alcol e quindi i vini non si sono più fermati con il residuo zuccherino, ma l'hanno bruciato tutto, l'hanno tutto trasformato in alcol, perdendo quindi la sua dolcezza e diventando quindi più amaro, appunto amarone. Tutto ciò avviene negli anni 40-50 e quindi un vino tutto sommato molto molto giovane e moderno. Le uve classiche di questa zona sono la Corvina, la Rondinella, la Molinara e anche un po' di Corvinone. Vengono lungamente appassite fino a gennaio, quindi 4 mesi di appassimento, e poi vengono vinificate, e una vinificazione che avviene molto molto lenta perché c'è tanto zucchero da trasformare in alcol e quindi anche la vinificazione è un'operazione molto molto lunga. Altrettanto lunga è la necessità di affinare questi vini, hanno bisogno di un lungo periodo di affinamento, prima in botte e poi in bottiglia, per riuscire a fondere, diciamo così, tutti gli aromi e le sensazioni che si sono concentrate e infoltite in questo periodo. Il risultato, eccolo qua, vedete subito un colore piuttosto scuro, intenso, perché ovviamente le uve, appassendosi, si concentrano e quindi anche la parte colorante risulta più colorante di solito di quanto non sia. Il fatto poi di utilizzare diversi vitigni sta proprio a indicare come la volontà di poter unire diversi caratteri, diversi fattori per dare appunto un'intensità così netta, così ancora viva nonostante i 9-10 anni che è passato questo vino. Subito al naso vedete che sentite che c'è un effluvio di aromi intensi, profondi, concentrati. Subito arriva questa nota di confettura molto dolce, molto matura, ma anche molto succulenta, corposa, di tanta buccia praticamente, alle quali si unisce poi una fortissima speziatura molto 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 intensa e persino delle note quasi agrumate di scorza d'arancia con qualche piccolo cenno anche floreale di fiori appassiti, di fiori un pochettino evoluti. Davvero la sensazione è molto molto forte, è un vino che prende proprio il naso decisamente con vigore, con molta convinzione proprio. E così pure al gusto, intensissimo, maturo, profondo e folto, davvero di una forza, di un'integrità, larghezza e profondità del gusto davvero straordinaria. C'è tutto quello che ci si può aspettare da un vino: il frutto, le spezie, i tannini, la morbidezza, la glicerina, l'alcolicità. C'è tutto ben fuso per fare appunto arrivare ai nostri sensi una sensazione di completezza, di comfort, un vino davvero confortevole, generoso e ricco.
Questo è un Amarone della Policella Riserva Il Fornetto del 2012 ed è prodotto dall'azienda Accordini, Accordini Stefano. Queste caratteristiche naturalmente arrivano da una viticoltura praticamente di montagna. Qui siamo a nord di Fumane, nella parte alta di Fumane. Arriviamo a 600 metri di altitudine con questi vigneti e il lunghissimo appassimento e la lunghissima cura nell'affinamento del vino. 4, 5, 6 anni di affinamento in grandi botti di rovere e poi con altrettanti lunghi affinamenti in bottiglia. Il risultato è davvero straordinario, eccezionale. È una bottiglia che non si trova tanto facilmente perché è prodotta in pochissima quantità, ma è davvero un vino da provare. Assolutamente non fatevelo mancare. A tutti una buona giornata e alla prossima!